Buongiorno e ben ritrovati. Vi propongo oggi un secondo piatto, semplice e soprattutto molto economico, ma che potrete sfruttare anche per un'occasione importante. Si tratta infatti di un polpettone di pollo con piselli e prosciutto. Inizio cuocendo i piselli. Metto 450 g di piselli in una padella. Non è stagione, sto usando quelli surgelati. Aggiungo un quarto di cipolla che ho tritato, un filo d'olio, un pizzico di sale, poca acqua e faccio cuocere. E mentre i piselli cuociono mi occupo della carne. Ho qui 800 g di petto di pollo a fette. Ora lo taglierò a pezzetti più piccoli e lo andrò a tritare in un mixer. In alternativa, per far prima e semplificarvi il lavoro, potete comprare già del macinato di pollo. Quindi del petto di pollo macinato. Poco per volta metto il pollo in un mixer. Lo triterò in due volte. E raccolgo in una ciotola la carne che ho tritato. La condisco con sale, pepe, un po' di noce moscata. Un uovo, due cucchiai di parmigiano e un po' di prezzemolo. E mescolo per amalgamare tutto. È passata mezz'ora. I piselli sono cotti, quindi li tolgo. Aggiungo 4 cucchiai alla carne. E il resto lo terrò per il contorno. E di nuovo mescolo. Stendo ora la carne su un foglio di carta forno. Cerco di dargli una forma rettangolare. Distribuisco ora sulla carne 100 g di formaggio morbido tagliato a fettine sottili. Lievitandomi con la carta forno inizio ad arrotolare. E avvolgo ora il polpettone nelle fette, in 4 fette di prosciutto crudo. Chiudo bene. I bordi a caramella e lo metto in una teglia in forno a 200 gradi per circa un'ora. A metà cottura lo girerò per farlo cuocere bene anche sull'altro lato. Ed eccolo, dopo un'ora in forno. Ora lo lascio un attimo stiepidire e poi lo apro e lo taglio. Ora che non è più bollente lo libero dalla carta forno e lo affetto a fette sottili.
Guardate che bello il ripieno di formaggio. Dispongo ora le fette su un piatto. E lo accompagno con i piselli che sono avanzati. Il nostro polpettone di pollo con i piselli è pronto. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani.